la faglia, la bestia. Ha costruito il nido proprio sulla caverna degli spaccagemme. Ora sono intrappolati lì dentro. È ovvio che stiano dando di matto. Tuono lo capisce. Anche a lui manca la sua famiglia. Perciò aiuterà a liberare gli spaccagemme intrappolati nella caverna. La scarificatrice è solo spaventata e confusa come tutti gli altri. Anche il suo mondo è stato sconvolto. Allontanare la scarificatrice dalla caverna del spaccagemme. Bisogno di fare una pausa e volare via. Si riprenderà. Tuono deve insistere.
questo funziona! La scarificatrice finalmente capisce che deve trovare un altro posto dove costruire il nido. Oh, ma guarda! Gli spaccagemme saranno sicuramente grati a Tuono per il suo aiuto. Ma ora che li vede riuniti, Tuono vuole continuare a cercare la sua famiglia. Tuttavia, ehi! Forse non dovrà andarci da solo. Questa coraggiosa spaccagemme è Ariete. Poiché Tuono ha aiutato la sua famiglia, ora tocca ad Ariete aiutare lui a trovare la sua. Non ci sono molti draghi che hanno un cuore grande come quello di Ariete. Gli spaccagemme possono essere cocciuti, ma ciò li rende anche estremamente coraggiosi. E ottimi amici, finché Tuono resterà accanto ad Ariete, avrà qualche possibilità. Regno di ghiaccio.